Castaldi, Gianni Girotto, siamo membri della Commissione Decima, Commercio, Industria e Turismo. Con noi ci sono anche Vito Petrocelli e Maurizio Sant'Angelo, che però in questo momento sono impegnati. Vi facciamo un brevissimo report su una cosa spot, un incontro che abbiamo avuto martedì con l'ambasciata venezuelana. Beh, in sostanza l'ambasciatore ci ha esposto la richiesta di collaborazione e di trasferimento del know-how italiano da parte quindi delle PMI italiane verso per operare in Venezuela. Gli settori che sono stati individuati dall'ambasciata sono quello agroalimentare della piccola cantieristica navale, però hanno lasciato aperto una porta, un grosso spiraglio anche nel prossimo futuro sul settore del turismo. Sì, diciamo che in questo momento questi sono settori certi. Nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, verranno definite altri settori da parte dei singoli governatori delle singole regioni. E infatti a fine luglio ci sarà un apposito convegno a cui, aperto a tutti, si può partecipare per approfondire questa questione. Noi della decima commissione, tutti e quattro, parteciperemo, inviteremo anche la decima commissione della Camera che, anche se ha un nome diverso, ma è comunque si chiama attività produttive della Camera, e quindi tutti i soggetti interessati, poi online o con un altro video vi diremo l'esatta data, ci metteremo d'accordo sia con l'ambasciatore che con gli uffici. Diciamo che a parte gli inviti ufficiali, già da adesso le aziende che possono essere interessate ad andare a lavorare in Venezuela possono già contattare l'ambasciata nella persona del dottor Hector Abad, che è il funzionario che segue questo progetto. Quindi chi è interessato può già attivarsi in questo senso. Non preoccupiamoci soprattutto della situazione di sicurezza, perché abbiamo fatto questo tipo di domanda all'ambasciatore, che ci ha dato delle risposte abbastanza certe. Chiaramente la Venezuela non ha risolto tutti i suoi problemi di sicurezza, però la situazione non è così brutta come la stampa e la televisione dipinge tipicamente Venezuela. Sono in una situazione intermedia, quindi per carità non è tutto risolto, ma la situazione è decente, ecco. Una cosa molto interessante, poi chiudi, è che questo tipo di relazioni commerciali che si potrebbero, speriamo, si intraprenderanno, non hanno una mediazione, quindi sono diretti tra l'operatore e la regione che sarà interessata in Venezuela. Sì, sarà un rapporto diretto, quindi non ci saranno intermediazioni, quindi dovrebbe filare tutto il più liscio possibile. Quindi a brevissimo noi vi aggiorneremo e metteremo tutti i link al convegno, che presumibilmente sarà a fine luglio, ma ripetiamo già da adesso: se ci sono aziende interessate a operare nell'agroalimentare, nella cantieristica navale e nel turismo, possono già farsi avanti. Decima commissione Industria, Commercio e Turismo, Gianni Girotto e Gianluca Castaldi e gli amici Vito Petrocelli e Maurizio Sant'Angelo, adesso impegnati in un'altra attività. Grazie, ciao.